con il Partito Democratico. Il Partito Democratico, di solito pro migranti, pro integrazione, contro Salvini. Il signor Librandi, amici miei, una delle persone più odiate dal pubblico della Zanzara. Da una parte del pubblico della Zanzara, direbbe Parenzo, da quelli che chiamano. Non so, speriamo che prenda, perché era in treno, stava andando a Roma. Librandi, ragazzi miei, Librandi. Pronto? Gianfranco? Sì? Ma ancora sei vivo dopo sta botta dei Salvini? Ma ascolta, guarda, sparisci, perché se ti vedo sai cosa ti faccio a te. Ancora sei vivo dopo sta botta, sta botta che hai preso da Salvini? Sì, sì. Ma che botta? Ma uno sfigato totale. Che è sfigato? Salvini, uno sfigato. Uno sfigato, uno che non è capace di fare niente. Sai, nella mia azienda sai cosa gli farei? Imbiancare il cesso. Boh. Hai capito? Sì. Come lo definisci tu? Come lo definisci Salvini? Non ho capito. Un incapace. Ma scusa, ma è stata una grande vittoria dell'Italia, altro che, una grandissima vittoria. Ascolta, una vittoria dell'Italia sulla pelle dei poveri migranti. Adesso, e la cosa bella che adesso anche... il milionario che ci fa la predica, ma sulla pelle dei poveri migranti. Che c'entra? Dai. Ascolta, ha diviso perfino i padri dalle madri dai figli per fare lo spot pubblicitario. Se lui avesse voluto fare la guerra all'ONG, lo fa quando le ONG sono nel porto, non quando c'hanno i suoi migranti. Hai capito? Ha diviso i padri perché dalle madri, sì, i padri dei madri, figli. Ma che padri, dici? E si sono rifiutati, di scendere. Ma ti credo. Tu pensa se non ci fossero i migranti, perde tutti i voti. Cioè lui deve fare... Ma che c'entra? Ma quello l'ha promesso ai migranti. Lui deve metterselo in casa, il migrantino d'oro. Vorrei uno che decide le cose, che porta a Infatti l'ha decise. Giù la Clare, non ci sono più i migranti. Allora li abbiamo già sistemati noi i migranti. Sì. Avete riempito di soldi la Libia. Bisogna fare uguale. Ma come mai non sei diventato ministro del governo? Ma non è detto che non lo farò. Governo satanico. Perché satanico? Perché quel governo lì vuole fregare gli italiani, li vuole portare via tutti i nostri soldi. Lui che dice che prima gli italiani li vuole portare via tutti. È in carica da 10 giorni. C'è un video che Salvini dice che vuole passare dall'euro alla lira. Vedremo quello che succederà. Vedremo. Su una cosa Librandi ha ragione quando dice che hanno provato a dividere le mamme dai figli. Ma che c'entra quello? Ma scusa, evidente, ma perché hanno provato a dire i bambini, ma non le madri. Questo è dividere le madri dai figli. Ha ragione, su questo è vero. No, pure i bambini, questa cosa, 2 milioni buttati via per fare lo spot elettorale inutile alla Lega. Che perché la nave militare non costa? Te lo dico, lo sai perché? Costa 250.000, 300.000 euro al giorno. Pazienza, meglio dell'accoglienza di 600 persone. Scusa, amico mio, a parte che, come sai, se non avessimo mandato le navi militari per portarli in Spagna, ci avrebbero accusato di violare chissà quale diritto internazionale o diritto dei migranti, eccetera, eccetera. Facci di prendersela solo con quelli che non sanno difendersi, prendetela con quelli che hanno le palle, non capito? Tipo con me o cose del genere. Non la spuntate, siete capaci solo di fare. Fateci vedere che aumentate il lavoro, che fate le cose vere. Questa cosa qui è già stata risolta da Minniti. Ma non ci interessa più, non ce ne frega niente di questa cosa. Come non ce ne frega niente? Non ho capito. Sì, non ce ne frega niente. A te non te ne frega niente se arrivano 600 persone in Italia. No, non te ne frega niente. Anche perché ne arrivano 900. Ma scusa, allora quelle che arrivano... Sì, certo, arrivano con le navi militari italiane, non con le navi dell'ONG. Allora, uno che arriva con la nave militare comunque, per prende me, il traghetto e viene in Italia. Per me non dovrebbero arrivare manco quei 900. Cosa fai? Vai là tu sulla nave e buttali a mare. No, tu hai l'idea. No, ecco, io non voglio buttarli a mare perché la morte non la voglio per nessuno. I primi immigrati del mondo. Basta con questa retorica ridicola. Tutti gli altri paesi fanno come cazzo vogliono, tranne noi. Certo, basta con questa cosa ridicola. Guarda i dati, loro hanno più immigrati di noi.
Hai capito? Noi abbiamo solo 2-4 perché la Germania ne ha molti più di noi. Perché a te servono gli, perché secondo te se ci servono? Non servono proprio per niente. No, magari servono a te, perché senza gli immigrati di cosa parli? Non sai parlare d'altro. Ma figuriamoci, ma non so parlare di mille cose. Gli immigranti servono effettivamente. Comunque, secondo te il punto fondamentale è anche un altro: che senza i migranti si blocca l'Italia. Scotta, i migranti hanno una loro logica, e un certo numero di migranti sono importanti anche per noi. Ma certo. Però un certo numero, un certo numero. Non tipo, l'arrivo indiscriminato di gente che non si sa bene che cosa potrà in fare. Un anno. I migranti è un problema già risolto. Pensate ad altro. Fateci vedere che cosa sapete fare. Minniti li ha ridotti drasticamente. Questi sono dati. 300 miliardi di interessi. Diglielo a Salvini, diglielo a Salvini, mica a me. Diglielo tutti i capitali dall'Italia. Sì, guarda, stiamo colando a picco. Da quando siete arrivati voi? Perché invece il PD ha fatto. Tu hai votato Lega, si vede lontano chilometro. Assolutamente sì, l'ho detto più volte. Certo. Che mi frega? Tu cosa potevi votare? Mica sono leghista io. Se peggio, anche peggio. Sì, peggio. Ma che c'entra? Io non è che ho il timbro in testa come te che per mantenere la poltrona. Io sono un italiano, tu sei contro l'Italia. Sì, vabbè, tu per mantenere la poltrona ti sei candidato col PD, sei passato da Monti al PD. Berlusconi, Monti, PD. Questo hai fatto. Io sono stato coerente, sono sempre stato nel governo. Coerente, prima con Berlusconi, poi con Monti e poi col PD. Nel consiglio comunale. Monti si è candidato contro, si era candidato contro il PD, poi sei passato al PD per mantenere il seggio. Ascolta, non sai più che cosa dire, fateci vedere cosa sapete fare. Ma che ne so, ma digliela a Salvini, ma mica sto al governo io, che me ne frega a me. Ci devi far vedere che cosa sta facendo questo governo. Ma che ne so io, ma digliela al governo, io faccio giornalista, mica faccio il conduttore radiofonico, mica faccio il parlamentare. Io sono qua a tua disposizione a farti vedere come si fa. Ciao. Hai capito? Ciao Giuseppe. Davide! Lo so che la tocchi.